Cari amici di Organo, un buon pomeriggio. Oggi mi trovo ancora a Ponte della Priula e sono in compagnia del maestro Francesco Grigolo, il quale è stato invitato a tenere uno dei concerti dedicati all'edizione 2021 denominata Settembre dello Spirito. Francesco, vuoi chiarirci i dettagli del programma che avete proposto tu e il collega La Tromba per questo concerto? Grazie. Sì, certo, intanto un caro saluto a tutti e grazie al maestro Sandro Carnelos per questo invito su questo meraviglioso organo di Andrea Zeni, il quale veramente è stata una bella sorpresa, insomma, anche perché trovare in Italia uno strumento così ispirato sia al sinfonismo francese e anche al neoclassicismo europeo non è cosa da tutti i giorni. Quindi per un organista italiano è veramente una fortuna essere qui a pochi passi, anche perché io sono vicentino, insomma non ho fatto tanta strada oggi, però ci ritroviamo appunto in questo bellissimo contesto. Il programma che ho scelto, abbiamo dei pezzi originali per organo e tromba e delle trascrizioni. I pezzi originali sono dedicati a Hans-Uwe Hilscher, organista di Leverkusen, il quale è diplomato sia in organo e sia in tromba. E quindi questa è una fortuna perché troviamo veramente dei pezzi scritti bene sia per entrambi gli strumenti. Infatti apriremo con la sonatina divisa in tre movimenti e concluderemo proprio sempre con lo stesso autore sulle variazioni su Amazing Grace. Poi invece avremo la trascrizione del concerto Il cucù e l'usignolo, famoso per noi organisti perché originalmente scritto per organo e orchestra e trascritto dal maestro Antonio Frigier per organo e tromba. Questa è una trascrizione. Poi, sempre parlando dei pezzi per il duo, eseguiremo un grand chœur che fa parte della raccolta dell'organista volume 2, appunto del grande César Franck, che è un volume dedicato sia all'armonio e anche all'organo, però qui lo troviamo proprio con pedale obbligato, quindi eseguibile principalmente all'organo. Il primo pezzo appunto sarà adattato dal sottoscritto per organo e tromba, il Grand Chœur, e il secondo pezzo invece è sempre tratto dallo stesso volume, dal titolo L'Offertoire in Sol minore. E per quanto invece riguarda l'organo solista, Francesco? Sì, il primo pezzo è lo Scherzo in Sol minore di Marco Enrico Bossi. Sappiamo di questo importante autore italiano che ha viaggiato molto e ha fatto anche parecchi concerti in America e credo che questo pezzo sia proprio l'espressione italiana del grande compositore che aveva avuto il coraggio di discostarsi dallo stile italiano dell'epoca. E qui sentiamo veramente Marco Enrico Bossi più virtuoso e soprattutto che valorizza anche i colori di tutto l'organo. Per questo ho scelto questo primo pezzo come primo pezzo appunto per organo solo. L'altro citato poc'anzi, che è l'Offertoire in Sol minore di César Franck, e poi concluderò con un autore neoclassico che si adatta proprio bene a questo strumento, che è le variazioni su il tema di Clement Jeanneken di Jean Alain, importante compositore, capostipite di una scuola importante francese, purtroppo morto troppo giovane per avere appunto la possibilità di scrivere tanta musica, però quella che ci è arrivata è veramente di grande pregio. Grazie per queste delucidazioni, Francesco, e nell'ascoltarmi sicuramente con piacere colgo l'occasione per lasciarti in ricordo della tua visita a Ponte della Priula una registrazione fatta dal sottoscritto proprio su questo strumento e dedicata appunto a Marco Enrico Bossi, che spero ti farà piacere ascoltare. Grazie ancora per aver accettato il nostro invito. Grazie finite e un caro saluto a tutti.